Buongiorno, buongiorno, benvenuta, benvenuto e bentornati sul canale. Allora, siamo alla settimana prima di Natale, ho finito il lavoro per la stagione 2023. Devo dirvi che è stato l'ultimo lavoro emozionante, impegnativo, il letto l'ho visto pochissimo. Mi hanno cambiato di ruolo da tecnico video LEDWALL, mi hanno fatto fare il direttore di palco. Era la prima volta che facevo il lavoro, è andato benissimo tutto quanto e devo dire è stata un'esperienza bellissima. E vabbè, voltiamo pagina, stagione 2023 è finita di lavoro e adesso mi prenderò un paio di giorni, un po' di giorni liberi per me stesso. Accompagno Lucy a Milano, vado a salutare i suoi e poi me ne vado via, non so ancora dove. La strada deciderà dove andrò. Ed eccoci giunti a Milano. Come di consueto, prima di recarci dai suoi, ci concediamo un piacevole giro per il centro della città. In questo periodo natalizio, la città è splendidamente decorata con tutte le sue luminarie. La gente si affretta tra i negozi per gli acquisti natalizi. Come sempre, la città è presa d'assalto anche dai numerosi turisti provenienti da ogni parte del mondo. Ne approfittiamo anche per prendere un caffè presso uno Starbucks, ma questa volta è diverso dal solito. In questa occasione abbiamo la possibilità di vedere il processo di lavorazione del caffè prima che venga impacchettato. Che dire amici, è spettacolare osservare tutti quei passaggi fino al pacchetto finale che tutti noi acquistiamo. Il profumo di caffè tostato che pervadeva l'ambiente era meraviglioso. Dopo questa nuova esperienza, soprattutto per la Lucy, io già le conoscevo queste realtà grazie al mio lavoro precedente, dove andavo spesso per le torrefazioni. Decidiamo di fare un giro anche presso l'Apple Store. Per me è il paradiso dei giocattoli. Ormai sono più di 13 anni che lavoro con i prodotti di questo brand, con grandissima soddisfazione. E ad ogni novità in arrivo mi incuriosiscono sempre per capire le ultime innovazioni. Dopo aver accompagnato la Lucy a casa e salutato i suoi, finalmente mi trovo in strada. La decisione di dirigermi è quella della Liguria, arrivata mentre guidavo sulla tangenziale est. Punto la Gigia in direzione della Liguria per due motivi principali: il clima mite e il desiderio di rivedere il mare dopo settimane. Il viaggio procede bene, con qualche banco di nebbia sporadica. Arrivo a Genova e dirigendomi verso Ventimiglia, sono sulla rampa di accesso al nuovo viadotto Genova-San Giorgio. Nato dalle ceneri del vecchio ponte Morandi, crollotto alle ore 11.36 del 14 agosto del 2018. Ricordo bene ancora quel giorno. Mi trovavo a Tarifa, in Spagna, e ricevetti una telefonata da mia madre che mi informava dell'accaduto. Non seguivo e non seguo molto la televisione, ma feci delle ricerche subito online. Non erano proprio notizie positive e la tragedia si portò via 43 persone. Mi colpì l'idea che una tragedia del genere potesse verificarsi oggigiorno, considerando le molte volte che avevo percorso quel ponte. Incredibile. Poi, nel corso degli anni, si scoprì tutta la verità su cosa aveva portato al crollo. Che dirvi, non ho parole. I troppi soldi in ballo fanno commettere delle stupidità da parte dell'uomo. Pazzesco. Buongiorno, buongiorno, benvenuta, benvenuto e bentornati sul canale. Momento social, ho fatto un short già caricato sul tubo e adesso sto passando all'altro telefono dove c'ho l'applicazione di... dove c'ho Instagram e carico un reel. Di solito non li faccio mai, però vabbè, dai. Poi devo caricare tutti i device sulla power e via. Oh, Muleria, che figata! Sono con l'infradito, non ho freddo.
e adesso vi faccio vedere qua vicino, dopo faccio colazione, sistemo il minivan che è un po' un casino come potete vedere. Questo è il parcheggio dove ho dormito. E siamo vicino al mare. In teoria qua si dovrebbe entrare. Ah. Lo scarico il fiume. Però va bene. Adesso mi arriverà fuori qualche sorcio. Sometimes love is a dancer in the dark, spinning left and twirling. Ma che meraviglia è! Fantastico! Every time I think of you, well, something happens in my mind. And every time I try to leave, you're keeping me occupied. I'm losing track of time. Inizio già a sentirmi bene in questo momento. Il grigiore delle giornate passate in Germania e in giro per l'Italia sta svanendo grazie a questo bellissimo sole e siamo al 19 dicembre, incredibile! Mi godo il momento seduto a bordo dell'auto, come facevo ai tempi della Panda, ma soprattutto del vecchio, il vecchio furgone. Quante ne ho passato con quei mezzi, ricordi che restano indelebili nella mia mente. Ma se mai dimentico, basta che faccio un giro qua sul canale per raffiorare i ricordi. Lo dirò sempre, la van life vissuta così è davvero speciale. Qui non importa il mezzo, ma quello che sanno regalarti. Ti entrano dentro con emozioni, visi, posti, sorrisi e ti fanno sentire vivo. Mi spiace solo che il progetto che avevo qualche anno fa di vivere sempre di più questa situazione non sia andato in porto. Peccato, ma nonostante tutto mi ritengo molto fortunato di farlo appena sono libero del mio lavoro. Come dicevo prima, mi sta regalando tantissimo, ma soprattutto mi fa stare bene con me stesso. Beh, sarà il caso di fare colazione adesso. Tanta roba. Tè e biscotti stamattina. Ah, la grande tovagliolo. Oh, ragazzi, è fantastico poter godere di questo multivitamine, integratore, pentolino dai tempi del viaggio in 50 fatto con uno zip in direzione Capo Nord che purtroppo è andata male a 400 km o 700, non mi ricordo, dall'arrivo 2006 era. Da Lucy gli viene male quando mi vede con questa roba. Ah. E tè verde fantastico. Bisogna solo aspettare qualche minuto.
10 gradi si apprezzano veramente, eh? È incredibile. Piccolo lavaggio, adesso una piccola insaponata e risciacqua. Fantastico. Con questo ho risolto il problema. La maglietta del vecchio. Ve lo ricordate quante avventure? Comunque ho visto che la zona è tranquilla, ci sono tutte case qua intorno chiuse, sono case estive, quindi stasera probabilmente apro la Overland. Mamma mia, che è proprio vero, è proprio terapeutico il sole, il clima bello, ti fa stare bene, pieno di energie. Adesso mi metto le scarpe a ginnastica e vicenda col monopattino andrò a piedi. Guardate. È fantastico percorrere queste vecchie ferrovie trasformate in ciclabili. Meraviglia. Ricordo ancora quest'estate la Parenzana, che avete visto il video, magari vi metto il link sopra in descrizione. Se me lo ricordo, sapete che io ho questo vizio di non ricordarmi. Fantastico. Quanta storia. Pensate, 19 dicembre, smanicato, maniche tirate su, tanta roba. Ho messo le scarpe perché devo camminare, però si stava bene anche in infradito. Meraviglia, Muleria, sole, spiaggia deserta, suono del mare, fantastico. Wow, che meraviglia amici! Sento tutta l'energia positiva che il mare mi sta regalando. Sono momenti come questi che apprezzo tantissimo, il fatto di godermeli tutto da solo. Non sono proprio un solitario totale, eh? Anche a me piace condividere le cose con qualcuno e negli ultimi anni farlo con la Lucy è stato bello. Tuttavia ci sono dei momenti in cui voglio staccare da tutti per vari motivi. Possono essere quelli di riflettere sulle dinamiche della vita, trovare nuove idee per creare contenuti da condividere con voi, oppure semplicemente il piacere di restare senza fare niente. Posso dire di essere fortunato a godere di questi momenti e in questi giorni la Gigia me li sta regalando tutti. Che meraviglia! Ah, il
mondo delle barche, meraviglioso. Ho avuto la fortuna quest'anno di lavorare al Salone Nautico di Genova. Minchia, ho visto delle barche veramente, per quel poco tempo che sono riuscito, perché ero incasinato con il lavoro. Qua c'è un cantiere, sono barche rimessate in manutenzione. Mamma mia, roba spettacolare. Sarà 4 volte il mio appartamento. Ma è così. Andiamo, dai. Che mondo meraviglioso, anche quello delle barche. È già qualche anno che dico che quando mi toglieranno la patente credo che prenderò una barca a vela da 8 metri. E continuerò con questo stile di vita. Invece di farlo su strada, lo farò in acqua. Non ho neanche pretese di fare viaggi oceanici. Il mio scopo è navigare lungo le coste, diciamo a poche miglia di distanza, in modo da essere sempre in condizioni di sicurezza. Le nostre coste sono meravigliose da scoprire e già mi immagino tutto questo. Vedremo cosa mi regalerà la vita in futuro. Allora, mi trovo dentro l'area di servizio delle barche, le marine, l'equivalente dei camper service, dai, diciamo. Tutto bello, figo, curato alla grande. Guardate che barche. Ovviamente ci sono tutti i tipi di servizi per le barche, ristoranti, bar. Fantastico. Ognuno ha il suo allaccio di acqua corrente e corrente elettrica. Guardate. Bene, continuo la passeggiata. Ho trovato il posto dove andare a dormire, sarò isolato. Ho trovato un santuario, le signore della guardia, una roba del genere si chiama. L'ho visto adesso da qua sotto dal porto. È praticamente lassù in quella zona. E ho visto che c'è una strada che si può arrivare. C'è un panorama della Madonna. Vediamo se riesco ad andare così, faccio volare i droni e riuscirò a vedere un'alba e un cielo stellato meraviglioso, dove che riuscirò a fare delle foto spettacolari, pazzesche. Bene, spesa fatta, 14 euro per pranzo e cena, e poi ho preso delle cose che mi mancavano, tipo salviette umidificate, sacchetti per l'immondizia e via. Dai, torniamo alla Gigia. Oh, che buio, non mi si vede. Brutto. Oh, là. Dicevo, torniamo alla Gigia e andiamo al santuario della Madonna della Guardia. Speriamo di trovare posto per dormire e ammirare il panorama. A frappè! Non è una strada da fare coi camper grandi. Coi furgonati Volkswagen, così 5,40 m va bene. Però, come potete vedere, la strada è stretta. Beh, perlomeno non ci sarà gente che arriverà su. Sembrava troppo vero, bello per essere vero. C'è una sbarra ed è chiuso. Vabbè, mi tocca trovare un altro posto adesso. Mannaggia. Allora, ho trovato un altro punto con una chiesetta. Speriamo che sia panoramico, a 6 km da qua. Andiamo a vedere. Speriamo bene di non trovarci un'altra sbarra. Io non riesco a capire, certe volte par Fortnite. Guardate che strada stretta, ci passo solo io. E sono con la macchina. Speriamo che il posto ne vale la pena. Ed eccoci qua. Oh, che panorama. Non è il posto che cercavo, però il panorama, tanta roba.
Dovrebbe esserci una chiesetta quassù più avanti, non l'ho ancora trovata. Io quasi quasi ne approfitto per fare pranzo e dopo vediamo. Ecco, anche questo è ciò che intendo con questo stile di vita. Fermarsi tranquillamente lontano da tutto e da tutti, anche a bordo strada. Prendersi una sedia e mentre mangi goderti il panorama che hai attorno. Un'esperienza che sinceramente non so come descriverla perché è molto personale. Ma quello che posso dirvi è che vivere questi momenti dopo giornate intense, sempre in mezzo al rumore e alla gente, può anche destabilizzarvi, ma alla fine vi fa stare veramente, veramente bene. E alla fine, come vedete voi amici, non servono tantissimi soldi per vivere tutto questo. Molti pensano il contrario, ma vi posso assicurare che non è così. Anche se avete poche possibilità economiche, basta mettere pochi euro di gasolio, fare una piccola spesa e muovervi. Come dico sempre, anche dietro l'angolo di casa, con la mentalità giusta, starete benissimo. Ah, fatto il pranzo, tre bei panini, un 7 clementine e sto da Dio. Come potete vedere, il tempo è peggiorato. Cioè, il sole è andato via, ho messo la felpa perché fa un po' freschetto. Siamo sempre il 19 dicembre. Comunque il panorama... e tanta roba. E adesso bisogna cercare dove andare a dormire. O torno dove ho dormito questa notte, o vediamo se trovo qualche panorama, qualcosa qua su. È che la connessione internet non è il massimo. Qua c'è una strada, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. Bene amici, che dirvi, sta finendo la prima parte di questo video e posso solo ringraziarvi per averlo visto fino alla fine. Mi auguro di avervi regalato qualche minuto di relax o magari di riflessione. Se avete delle domande potete farle nei commenti qui sotto. Mi piace un sacco realizzare questi video da condividere con voi, portando la mia piccola esperienza fatta di momenti di vita on the road. Nella prossima puntata sarà pazzesco, a parer mio, per quello che i miei occhi hanno visto e le emozioni che ho vissuto. Non posso dirvi l'esatto giorno di uscita, poiché sono in giro per l'Italia e prossimamente tornerò anche in Germania per lavoro, ma vi avviserò il giorno prima con un post qua sul canale e su Instagram. Per chiudere amici, se vi va e vi piacciono questi video, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace, così potremo crescere come community sempre di più.